Gli usi della particella C. Lezione 4. C in frasi impersonali con verbi riflessivi. La particella C può comparire in frasi impersonali prima del pronome riflessivo si. Per esempio, con l'esercizio fisico ci si mantiene in forma. Fra amici ci si aiuta sempre. Per capire perché in questi casi usiamo la particella ci, devo parlarti della costruzione impersonale. Una frase impersonale è una frase che non ha un soggetto definito, ma si riferisce alla gente in generale. Si costruisce così. Si più verbo alla terza persona, singolare o plurale. Vediamo alcuni esempi di frasi impersonali. In Italia si mangia bene. Usiamo si e il verbo alla terza persona singolare. Il soggetto non è definito. Parliamo in generale. In estate si va al mare. Usiamo si e il verbo alla terza persona singolare. Il soggetto non è definito. Parliamo della gente in generale. Non si dicono le parolacce. Usiamo si e il verbo alla terza persona plurale. Anche in questo caso parliamo in generale, senza specificare il soggetto. E se usiamo un verbo riflessivo? La frase dovrebbe avere due si. Il si per formare la frase impersonale e il si del verbo riflessivo. Per esempio, una frase impersonale con il verbo riflessivo aiutarsi dovrebbe essere costruita così. Fra amici si aiuta sempre. Ma questa frase non è corretta. Dobbiamo dire fra amici ci si aiuta sempre. Il primo sì, il sì impersonale, diventa ci. Perché? Per evitare la successione di sì, che sarebbe difficile da pronunciare e brutta da ascoltare. Vediamo altri esempi con ci. In Italia ci si saluta con due baci sulle guance. Il sì impersonale diventa ci, perché è seguito dal sì del verbo riflessivo salutarsi. Con il tempo ci si abitua a tutto. Il sì impersonale diventa ci, perché è seguito dal sì del verbo riflessivo abituarsi.
non ci si comporta così. Il sì impersonale diventa ci perché è seguito dal sì del verbo riflessivo comportarsi. Ai miei tempi ci si divertiva con poco. Il sì impersonale diventa ci perché è seguito dal sì del verbo riflessivo divertirsi. Riassumendo. Quando incontri ci sì, ricorda che ci è il sì della costruzione impersonale che diventa ci quando è seguito dal sì del verbo riflessivo.